Il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, non poteva far mancare il proprio sostegno e quello del sindacato da lei rappresentato a Porta Futuro, il progetto voluto e realizzato dalla provincia di Roma, primo centro in Italia che raccoglie in un unico luogo i servizi dedicati al lavoro, all'orientamento e alla formazione. Per questo si è recata in visita alla struttura di Testaccio insieme al presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, all'assessore provinciale al lavoro, Massimiliano Smeriglio, e a Claudio Di Berardino, segretario generale della CGIL di Roma e del Lazio. Nel dibattito istituzionale un po' forsennato che si sta facendo, siccome non si parla mai delle competenze, si sciolgono enti e così via, qui siamo di fronte al fatto che le province hanno, con buona pace del ministro del welfare, un compito che è quello dei centri per l'impiego e dell'accompagnare al lavoro le persone. Ovviamente accompagnare al lavoro in una stagione di crisi è un po' più complicato che nei periodi normali. Accompagnare al lavoro nel rispetto delle regole, nel rispetto delle persone, chiede di contraddire una vulgata che ormai c'è, che è quella che si può andare al lavoro per raccomandazioni, o ci si può andare attraverso i caporali, o ci si può andare, come dire, con modalità che non sono utili. Quindi il centro dell'impiego che si apre all'innovazione di altri servizi e diventa in sé un servizio, credo che sia ciò che il Paese dovrebbe fare, in ragione anche dell'articolo primo della Costituzione. Quindi siamo fondati sul lavoro, il lavoro è un diritto legato alle persone. La seconda cosa che credo che bisogna dire, e che per noi è molto importante, è che il lavoro torna centrale nella speranza per le persone, nell'accompagnamento e nella scelta di dove si orientano le risorse e la politica. Perché anche qui siamo ormai abituati a un linguaggio in cui pare che il tema del lavoro e delle persone non ci sia mai. Anche quando si invoca la crescita ci si dimentica di dire che uno dei primi e fondamentali strumenti di crescita è che ci sia lavoro e che le persone trovino lavoro, perché se no non si redistribuisce reddito e non c'è effettivamente crescita. La terza cosa è il chiamare le imprese a una scommessa, sul riportare il mercato del lavoro a delle regole ordinate, a delle regole precise che permettano alle persone di non sentirsi deboli rispetto alla ricerca dell'impiego. E siccome Roma non è solo la città dei ministeri e delle istituzioni, ma è anche una grande città produttiva con servizi molto importanti, può diventare un esempio per tutti da questo punto di vista del fatto che si possono fare delle cose. Porta Futuro da luglio è per noi una grande scommessa perché è un'iniziativa molto sperimentale ma che in queste prime settimane sta riscuotendo una grande attenzione e anche consenso da tantissimi ragazzi, ma come avete visto non solo giovani. Ed è una scommessa su un punto molto molto semplice e comprensibile da tutti. Noi qua non possiamo in questo luogo creare lavoro, ma c'è tutta una sfera dell'accompagnare, dell'orientare, dell'aiutare, del non far sentire solo una persona di fronte a questa esigenza che è una sfera che va tenuta in considerazione per la dignità della persona. E noi non ci vogliamo rassegnare all'idea che in questo paese, di fronte, ahimè, ai dati drammatici sia della disoccupazione che a Roma dell'aumento della cassa integrazione a 0 ore, anche nelle ultime settimane, ci possa essere nelle nuove generazioni, ma non solo in loro, l'idea che tanto un lavoro lo si trova se sei raccomandato. È un luogo aperto, ma anche un luogo che per crescere ha bisogno della solidarietà e del sostegno delle forze sociali, sindacali, associative. Quindi che Susanna Camusso ha avuto la sensibilità di capirlo e di venirci a trovare per noi è un grande elemento anche non solo di soddisfazione ma di incoraggiamento a continuare in questa avventura. Il segretario generale della CGIL giungeva da un importante vertice avuto insieme a Confindustria, CISL e UIL. Abbiamo fatto con Confindustria, CISL e UIL una discussione sull'accordo del 28 giugno e sul principio dell'autonomia delle parti sul piano della contrattazione delle regole che ci si danno. Abbiamo confermato che per Confindustria, CGIL e CISL e UIL le regole e le modalità con cui si fa la contrattazione sono quelle di quell'accordo. Abbiamo comunemente ribadito che
le parti rivendicano e attueranno nella loro autonomia le scelte contrattuali, e abbiamo anche impegnato le nostre rispettive organizzazioni a applicare quell'accordo. Tradotto, abbiamo detto a questo governo e alle sue scelte nella manovra che non può interferire, che l'articolo 8 non è la strada con cui si costruiscono le relazioni, e siccome i grandi contraenti, cioè CGIL, CISL, UIL e Confindustria, ribadiscono quell'accordo, diventa evidente che l'articolo 8 si riferisce ai sindacati di comodo e a modalità di destrutturazione del lavoro che invece non è negli obiettivi delle associazioni sindacali e delle associazioni di imprese. Saranno gravi le conseguenze del declassamento dell'Italia operato dall'agenzia di rating Standard & Poor's sul mercato del lavoro, secondo l'assessore Smeriglio. Il declassamento ha un impatto violento sul sistema bancario, ha un impatto violento sugli enti locali. Le scelte fatte dalla manovra, e cioè l'aumento dell'IVA in particolare, avrà un sovraccosto nelle tasche degli italiani più poveri di circa 600-700 euro l'anno, e quindi la situazione peggiora, non va migliorando. D'altronde non siamo noi a dirlo, ma sono le agenzie di rating internazionale, il Fondo Monetario Internazionale. Si aspetta una crescita dell'Italia per 2012 dello 0,3-0,5%, per cui stagnazione, nessuna crescita, manovre soltanto regressive che incidono soltanto sulle tasche degli italiani, e quindi la situazione del prossimo anno sarà peggiore di quella che abbiamo vissuto sin qui.